poi ogni comune al suo, ma saranno progetti che fare rete, favorire l'occupazione, avviare nuove attività imprenditoriali, salvaguardare il patrimonio culturale e ambientale, incentivare il turismo locale e creare un'identità territoriale. Sono i comuni di Monbaroccio, Montefelcino, Colle al Metauro e il municipio di Monteciccardo nel comune di Pesaro, i destinatari del finanziamento di 1 milione di euro, grazie al PIL marca Flaminia, Colli, Borghi, Castelli. Si tratta di un percorso di confronto strutturato tra i comuni, imprese locali e cittadini, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo dei territori grazie al sostegno di fondi comunitari. Infatti, dopo l'adesione al progetto integrato locale, è seguita la partecipazione ai bandi pubblici emanati dal GAL Flaminia Cesano per la concessione dei contributi utili a realizzare gli interventi. Siamo veramente contenti come Monbaroccio di essere capofila in questo percorso, perché in questo percorso quello che è il valore aggiunto è la valorizzazione anche del privato. Si parla anche di nuovi posti di lavoro, si parla di un territorio che può promuovere le sue peculiarità e in questi percorsi raggiungere quelli che sono i valori storici. Pensiamo ai nostri borghi, pensiamo ai nostri palazzi municipali, piuttosto che in realtà come Palazzo del Monte, piuttosto che il Beato Sante su Monbaroccio ed altre realtà che troviamo negli altri comuni. Quindi tanti comuni, tante realtà che parlano una sola lingua, atta a valorizzare un territorio, le sue eccellenze, la sua storia. I progetti presentati riguardano interventi strutturali di recupero e di riqualificazione di spazi e antichi sentieri, ma anche la definizione di percorsi tematici di interesse storico e ancora la realizzazione di nuove attività ricettive e avvio di attività imprenditoriali. Dal turismo enogastronomico, al turismo culturale, religioso, quindi abbiamo un territorio vasto e una prospettiva vasta per chi è che vuol venire a visitare l'entroterra dei nostri luoghi. Noi nello specifico abbiamo puntato tanto sull'enogastronomia, andando a realizzare un'area di sosta nella frazione di Monte Montanaro del comune di Montefelcino e a risviluppare quello che era il territorio paesaggistico ambientale che confina poi con il comune di Monbaroccio. Quindi abbiamo recuperato quelle che sono le cose più caratteristiche del borgo di Fonte Corniale. A Colli al Metauro, invece, gli interventi riguardano la riqualificazione di antichi sentieri, lo sviluppo della fruibilità dell'area antistante le mura del centro storico di Monte Maggiore e la riqualificazione delle aree di sosta camper nel borgo di Saltara. Il contributo concesso è di 200.000 euro. A questi, però, se ne aggiungono 146.000 per il recupero funzionale dell'ex mattatoio di Serungarina e di 3 lavatoi storici di Serungarina, Saltara e Pozzuolo. Passando poi al comune di Monteciccardo, l'attenzione si concentra sul conventino dei Serviti di Maria. Abbiamo inserito la riqualificazione di 5 stanze che diventeranno delle stanze polifunzionali al piano terra, l'ala nord-ovest del chiostro, pensate come uno spazio appunto polifunzionale per ospitare ulteriori spazi per le mostre che già facciamo, essendo diventato il conventino di Monteciccardo parte dei musei di Pesaro, ma anche spazi per ospitare i produttori locali e gli artigiani locali in momenti di mostra mercato che possiamo fare per portare gente e attrarla sul territorio.